Sono Piero Sardo, sono presidente della Fondazione Slow Food per la biodiversità. Questa fondazione non è un corpo separato da Slow Food, è semplicemente l'ente, l'istituto che si occupa di tutti i progetti che riguardano i prodotti tipici, i mercati della terra, l'alleanza dei cuochi, gli orti in Africa, insomma di tutte le attività che Slow Food fa per difendere la biodiversità. Il nostro compito è quello di fare un po' da cabina di regia, di capire cosa si può fare e cosa no e di seguire l'evoluzione dei lavori. Questa idea di dar vita a degli interventi per difendere praticamente la biodiversità, non soltanto come mappature o come interventi culturali, ma proprio di attività pratiche, vere, sul territorio, è quello che ci ha cambiato un po' la vita a Slow Food. Noi siamo nati come una enogastronomia di qualità, di alto livello culturale, ma enogastronomia. Poi piano piano, incontrando i problemi che stava attraversando la biodiversità, fino agli ultimi allarmi tremendi che ha lanciato la FAO, dice che siamo vicini a un crollo della biodiversità, abbiamo deciso proprio di dar vita a queste iniziative. E questa è stata un'esperienza molto importante, secondo me ha aiutato moltissimi giovani a avvicinarsi a questo tema, ha dato dei contributi veri a delle comunità in difficoltà, ha salvato qualcosa l'ha salvato, con il progetto dei presidi che ormai in Italia sono 320, abbiamo salvato molti prodotti dall'estinzione, quindi il lavoro di questi anni è stato sicuramente importante e anche gratificante.